Caraldaguio, poi nella cella di Sant'Umile, quindi la parte spirituale la lasciamo sempre ai padri, perché sono più efficaci di noi. No, lui ci ha spiegato il portale, il monogramma cristologico, la presenza degli osservanti. Poi lo stemma San Severino, l'altro ribassato perché ci sono delle influenze rodiane. Sì, le facciamo così. Ecco, muoviamoci indietro. Entriamo insieme allora. Sotto E
per cui dicevo, siamo stati fortunati, siamo tra i primissimi certamente francescani della Calabria. Vi segnalo l'uscita in base agli storici tra il 1219 e il 1223, molto più credibile la versione del 1222, infatti il nostro vicinesco di Guadalupe di Luigi conserva ancora un altro di quel periodo. In base al invece che sono una delle colonne, pare che significa anche la data. Però più che altro noi basiamo questi dati sulle testimonianze delle guerre, nella vita di uno dei primi ordini di San Dunque, addirittura si dice che c'era un padre guardiano già nel 1200, ma diciamo 1222 è la data che ci mette la colonna. E da allora ininterrottamente vi segnalo appunto questa presenza. Mentre a questa guida c'è stata una certa interruzione, qui abbiamo questa fortuna. Da 800 anni c'è la presenza dei francesi. La chiesa è intitolata all'estimo dell'amministrazione francese d'Assisi, poi divenne di forma, con una sufficiente di forma come lo ricordo, per tutte i francescani che hanno chiamato a predicare da terra. Il Papa si conosce soprattutto alcuni ordini e quindi presso il nome di oppure oggi come conosciamo il convegno di Sant'Uno di Messina. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo a questa bellissima opera d'arte che ci troviamo di fronte, che è il crocifisso di Frate Ugo della Barriera sopra un frate francescano siciliano che operò nel 600, e quest'opera è l'unica che è stata datata, infatti dietro la schiena questo crocifisso c'è proprio l'anno 1637, che coincide tra l'altro con l'anno di morte di Sant'Ugo da Messina. Secondo un racconto si dice che il frate non riusciva, una volta che si è scorto, non riusciva a realizzare la fisionomia, il corpo del Cristo, allora vedendo Sant'Ugo morendo, ebbe questa ispirazione. Che cos'è che deve far particolare l'importanza di questo? Intanto è un monumento nazionale, non importa quello che la sovrintendenza fa, esposizione di crocifissi lignei, perché è un crocifisso ligneo, questo è di Visignano, se non è il primo, tre crocifissimi che vengono tra virgolette requisiti per portarla in mostra anche fuori dal paese. Quando ci avviceremo a questo crocifisso, noteremo che è una particolarità. A sinistra sembra che sia sorridente, vedendolo centralmente sembra che sia agonizzante, vedendolo dal lato destro sembra che sia morto. Sono i tre volti che tra lui e la Cattaria hanno portato questo crocifisso. Un'altra particolarità che è tutto un pezzo, pare che sia stato rialzato un libro se non sbaglio, non so come abbia riuscito a fare una cosa del genere, però di solito i crocifissi notti delle braccia di invece questo è tutto un pezzo, quindi è davvero un vero e proprio capolavoro e oltretutto, ripeto, è stato l'unico che è stato datato da parte del suo autore. Alla nostra sinistra invece c'è questa bellissima statua in marmo attribuita alla scuola di ed è datata 1532. Anche su questa statua c'è un racconto, pare che non fosse destinata a questa chiesa, ma alla chiesa della cattedrale dove siamo stati prima. Allora, quando passavano, veniva trasportata con noi, realizzata tre pezzi, non è un unico pezzo, non si vedono le giunture, ma vi posso garantire che è così perché in sovrintendenza ci dicono questo. Realizzavano questa opera in tre pezzi, perché altrimenti sarebbe stato difficilissimo trasportarla. Allora, quando sono passati con voi per trasportare questa statua, a un certo punto, ai piedi del convento, sotto, prima di salire, questi due si fermano, scusate che finiti le spalle, e non sono più riusciti a andare avanti. Allora qualcuno ha esclamato, probabilmente il destino è quello che questa statua per me di essere portata al convento francescano, che non mi cattedrà. In realtà statua del genere non le troviamo quasi esclusivamente nei conventi francescani, non è vero che la stessa statua c'è a Mezzorata,
ma c'è la sua in quel periodo del 1500 dove il Gargini lavorava con i suoi discepoli a Messina, tra l'altro, ha realizzato queste opere che sono queste tre comuni, la Caracesina, cioè tutti due a Catania, addirittura come parte di un'opera soprattutto in Sicilia. E che cosa c'è da dire? Un'altra bellissima leggenda parla che questa strada, come quella del Mesonario, abbia parlato non solo. Tanto è vero che uno degli aneddoti, dei fatti che viene portato dai biografi, ci hanno riportato i biografi, che quando lui non riuscì a professare, la professione di fede, si rivolse alla donna per dire: mi raccomando, fammi vedere in mente questa cosa qui. E lui poi, quando fu chiamato appunto a recitare la formula per diventare fratello laico, riuscì a dire perfettamente, perché lui stranamente passava per uno che era non tanto colto, però studi recenti e anche pubblicazioni che ha pubblicato il nostro caro Luigi mostrano che comunque non era un bel teatro, e sicuramente non era molto colto, ma non era neanche un bel teatro, perché aveva una corrispondenza anche con la sorella, aveva comunque in molte occasioni addirittura che è stata attribuita la benedizione, soprattutto di un sconto, quindi lui era un seguace di un sconto che professava questo dopo nell'Immacolata Concezione, ancora non è neanche dopo, proprio quel francescano che continuava a iniziare a professare. Il santo umile era uno dei seguaci, tanto è vero che allora risulta da un documento che santo umile fu chiamato Vangeli a parlare del dogma dell'Immacolata Concezione. Quindi figuriamoci se uno che due sono le cose, o davvero la provenienza di lì, per queste scienze incluse, come dicono alcuni suoi biografi per cui parlava, oppure, come molto più possibile, una cosa comunque la sfera, la conoscenza, e quindi riusciva a parlare di questa materia teologica che all'epoca per lui ci sono come di queste cose. E la presenza dei francescani che insegnano, l'insegnante è stata fortunata, c'è un libro di cattedrale, siamo stati sede di diocesi, lo siamo tuttora, anche se è arcidiocesi di Cosenza di insegnante, però mentre la cattedrale rappresenta la diocesi sanitaria di insegnanti per i secoli, questo luogo invece di avere un cuore pulsante di insegnanti, proprio lo spirito di insegnanti, la figura di Sant'Umile è quella che è più dominante nella coscienza popolare, la tradizione, e comunque si parla di Sant'Umile, non soltanto di Sant'Umile, soprattutto da quando poi il punto, a partire dal 1881, l'anno di beatificazione, si è iniziato a parlare di questo santo. E sono tanti gli angoli su Sant'Umile, poi risenderemo i frati, perché non voglio vedere questi. In questa chiesa c'è ancora da vedere molto, intanto io penso che sì, l'ho detto, certo. E questo per il personale è una cosa, è una tradizione che dice questa cosa. E gli affreschi che vedete sono di Emilio Giusso, un pittore di Giusso, un bravo pittore di Giusso, che è stato abbastanza coperto di questo del Novecento. La sala, non so, è stata la sala della provincia dove si svolge il Consiglio Provinciale, quegli affreschi sono tutti suoi, ma per qualche motivo decorativo. Addirittura lui ha lavorato con un vincitore, forse quindi che sono un vincitore, era un bravo comunista, anche la chiesa della cattedrale è una sono suo, peccato che purtroppo alcune cose sono andate perse, però diciamo prima di non da sola queste riparazioni di salvo a mia piacere quando si sì, non c'è niente. San Francesco, dottore Luciano.
consigliere del Papa, anche portinaio. È bello bussare a questo convento e trovare il suo volto, che faceva da finto, tutti quelli che entravano e che uscivano. È bello, quando qualcosa non va nella nostra vita, avere qualcuno che di fronte alla tempesta che c'è fuori ci dice ancora di un attimo. Forse non posso risolvere il tuo problema, ma almeno ti do uno spazio di tranquillità, di interiorità, di intimità con Dio. Che bello fare lui. È bello fare un pellegrinaggio, quello che si fa in ogni santuario. Veniamo qui in ricerca di qualcosa, probabilmente di noi stessi, che a volte siamo un po' presi da qualche cosa e smarriti. Ancora oggi il santo fa così, prepara dei doni di grazia che al pellegrino arrivato a bussare qui alla porta, anche a volte inconsapevolmente, è capitato anche dei ciclisti, sono passati per caso, eppure se ne trovano cambiati, perché respirano da di questo posto. È particolare perché i santuari spesso il santo c'è stato di sfuggita, qui c'è venuto da bambino, c'è stato da padre, ha trascorso gli ultimi 3 anni della sua vita qui. Perché? Perché era dal Papa a Roma, non ce la faceva più a servirle. Ogni 2 o 3 anni veniva spostato di convento. Perché non so quelle superiori come le avete fatte, ma che succede quando siete dato della massa? Dai fastidio a tutti gli altri, perché i professori ti danno più comodi, c'è qua il livello che altro. E dava fastidio ai frati superiori. Immaginate che suonava in convento, non cercavano il guardiano, il predicatore, il confessore, l'economo, non cercavano nessuno di questi, cercavano frate umile, il povero di insegnare. Quindi questa qualche frate dava un po' fastidio. Umile è il nome che riceveva religioso, altrimenti Luca Antonio, il nome di battesimo. Ci spostiamo solo a vedere la cella dove visse e trascorse gli ultimi 3 anni e il museo. E raccoglie le vite perché il corpo è stato un trafugato in mese. Thank you.